Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di fanpage.it. Io sono Dario Calindo e in questo video vorrei farvi vedere un veloce metodo per risolvere uno dei problemi più fastidiosi introdotti con la prima beta 1 pubblica del nuovo macOS 10.10. Tutti gli utenti che hanno deciso di aderire al programma di beta pubblico del nuovo sistema operativo di Apple hanno notato un'incompatibilità con parte delle applicazioni più importanti installate nel proprio sistema operativo. Tra queste applicazioni c'è anche Final Cut Pro, che non risulta assolutamente utilizzabile con il nuovo OS di Apple. Ma avviare anche le applicazioni non ufficialmente compatibili con il nuovo OS di Apple è semplicissimo. Basta andare nella cartella Applicazioni, selezionare l'icona relativa all'applicazione che si vuole avviare, cliccare con il pulsante destro e selezionare la voce Mostra contenuto pacchetto, per poi andare nella cartella Contents e macOS. Ed è proprio in questa cartella che è presente il file di avvio dell'applicazione, che cliccato due volte avvierà la finestra del terminale, assieme alla quale verrà visualizzata l'icona dell'applicazione sullo dock di sistema. Cliccando quindi sull'icona sarà possibile avviare l'applicazione, che sarà utilizzabile al 100%, ma con due piccoli problemini, diciamo così. Il primo è che l'immagine d'avvio non scomparirà, quindi sarà necessario esportarla. Il secondo è che per chiudere l'applicazione bisognerà utilizzare l'uscita forzata. Si tratta di un metodo molto semplice, funzionante con tutte le applicazioni che non vengono avviate in macOS 10.10 e che sicuramente risolverà il problema a tantissimi utenti che si trovano in difficoltà.